8 anni dal sisma 2012, oggi 20 maggio 2020, un giorno ovviamente di cordoglio, di dolore, perché il ricordo va alle vittime e alle loro famiglie, ma anche un giorno di riflessione, in cui pensiamo ovviamente a quello che è stato fatto, a come si poteva fare di più e meglio, ma anche a quello che rimane da fare. È chiaro che il parallelismo tra l'emergenza sisma e il Covid-19 viene spontaneo, si tratta però di due emergenze totalmente diverse che hanno però un fattore comune. La capacità di reagire di questa terra, di queste comunità, dei cittadini che hanno dimostrato e stanno dimostrando ancora oggi il loro senso di responsabilità, la voglia di impegnarsi per far, diciamo, superare le difficoltà e magari cogliere anche le opportunità che in questi momenti si creano. Se pensiamo al sisma 2012, oggi possiamo dire con orgoglio che i cittadini sono rientrati a casa, che le scuole sono tutte più sicure. A Vigarano, la prossima estate, concluderemo il ciclo con la scuola materna e avremo tutte le scuole antisismica al 100%, e Vigarano Mainarda è l'unico comune dell'Alto Ferrarese che ha messo 800.000 euro per le scuole medie e diversi milioni di euro per le scuole primarie di risorse proprie, non legate quindi ai fondi nazionali e regionali, ma proprio legate ai fondi del comune. Questo ci rende davvero soddisfatti ed orgogliosi per aver investito nel futuro dei nostri ragazzi, nelle scuole, che oggi quanto mai sappiamo quanto sono importanti per la crescita e ovviamente la formazione delle future generazioni. I monumenti sono rimasti un po' indietro, lo sappiamo, però a Vigarano Pieve il 15 febbraio abbiamo inaugurato la chiesa monumentale, un gioiellino che vi invito a visitare non appena sarà possibile. Ovviamente le messe si potranno celebrare già da questa settimana, però insomma ci sarà poi modo anche di poterla ammirare in tutta la sua bellezza quanto prima. L'unico cruccio, una famiglia che non ha ricevuto il contributo che sperava di ottenere, o il contributo post-sisma naturalmente, con la quale la mia amministrazione attualmente insomma, si deve confrontare. Mi dispiace perché ovviamente le famiglie, come giusto che sia, si rivolgono al loro sindaco, ma il sindaco ha un limite che è quello della legalità, delle leggi, dei pareri tecnici. Nessun sindaco può scegliere in maniera discrezionale, si deve avvalere delle norme. Per questo, per l'equità, per il rispetto di tutti i cittadini. E mi dispiace appunto che questa situazione sia ancora aperta e auspico che possa risolversi quanto prima, proprio per riportare anche la serenità rispetto a quel nucleo familiare che mi sta a cuore come tutti gli altri, ovviamente, e per il quale non smetterò di impegnarmi per poter far sì che se c'è un diritto venga rispettato e venga soddisfatto, così come se invece non c'è, per rispetto di tutti gli altri cittadini, si prenda atto che la situazione è diversa da quella che si immaginava. Detto questo, posso soltanto concludere dicendo che siamo di nuovo in emergenza. Tra l'altro, il 31 marzo sapete che a Vigarano c'è stata anche in contemporanea con il Covid una piccola scossa di terremoto, ma noi non ci siamo fatti sopraffare dalla paura neanche questa volta. Siamo rimasti con i piedi per terra, la testa alta, il cuore aperto e soprattutto con tanto buon senso, tanta razionalità e la calma dovuta in questi momenti, sappiamo che affronteremo anche questa nuova difficoltà derivata appunto dal Covid, così come abbiamo fatto in questi anni sul sisma, e ne usciremo ancora non soltanto soddisfatti, non soltanto più sicuri, ma anche migliori. Quindi grazie a tutti e grazie a Telestense che ci permette di essere vicini ai cittadini sia con le informazioni che anche umanamente in questi momenti importanti di ricordo e di celebrazione.